Il Lecce conquista la terza vittoria consecutiva nel girone meridionale di Lega Pro sul campo del Melfi con un perentorio 1-3 di Caturano, l'odiatissimo ex La Doppietta, che a cavallo della mezz'ora nel primo tempo ha spaccato una partita fino ad allora molto equilibrata. Nel secondo tempo Pacilli ha poi siglato il gol dello 0-3 che sembrava aver chiuso la contesa. L'orgoglio del Melfi tuttavia ha reso avvincenti gli ultimi 10 minuti con il gol della bandiera di Foggia, subentrato nella ripresa, e 5 minuti dopo con il rigore sbagliato da Pompilio. Il 2-3 avrebbe reso roventi i 3 minuti di recupero, ma così non è stato. Romaniello, nonostante la sconfitta, trova i lati positivi della seconda battuta d'arresto consecutiva in campionato. Sì, peccato per il rigore, ma bisogna analizzare un po' la partita dall'inizio. Noi abbiamo giocato alla pari per circa mezz'ora, dopo un episodio su un fallo a centrocampo molto molto dubbio, probabilmente non era a favore loro. E loro sono andati in vantaggio perché comunque hanno giocatori che ti possono far male in qualsiasi momento e noi lì dobbiamo essere bravi e attenti perché non dobbiamo perdere l'attenzione e la concentrazione. Infatti c'è stato questo calo, questo blackout, in 5 minuti hanno raddoppiato. Oh, cosa è successo dopo il 3-0? Non ci vuole un allenatore per dirlo, è sotto gli occhi di tutti, ma la storia è piena di episodi come questa, passando dalla Serie B alla Serie A, addirittura in Champions League, risultati ribaltati da 4-0, e può succedere anche a ragazzi che oggi fanno la Lega Pro e che devono tenere presente che non si deve mai dare nulla per scontato, anche quando apparentemente, ma poi in maniera concreta, si ha la partita nelle mani. È una crescita che dobbiamo ancora mettere a posto e questo è uno degli aspetti che dobbiamo migliorare, quindi ci può essere quella rilassatezza che non dovrebbe esserci.